Il Rifugio San Pietro ha ospitato ieri sera la serata di gala quale degno finale dell'edizione 2015 del Tour de France. Questa volta i partecipanti della goliardica manifestazione sulle due ruote hanno messo le loro gambe sotto i tavoli, imbanditi dai gestori del rifugio, l'unico momento nel quale è regnato un silenzio religioso. La serata è poi proseguita con le varie premiazioni, con una torta artistica a forma di cilindro, che è servita per onorare la vittoria di Mago G, ovvero Marchi Mirko, il campione che è riuscito a centrare per la terza volta il primo posto. Mago G si è quindi prodigato a premiare tutti quelli che lo hanno aiutato a vincere, arrivando dietro di lui, mentre una parte della sala ha lanciato i consueti sfottò. E se il vincitore è stato nominato Bip Bip, il ruolo di Willy il Coyote è toccato a Ciuccia Rodella e Alessio Pederzolli. Nel corso della serata sono stati eletti i personaggi che maggiormente hanno caratterizzato la manifestazione, non con la forza sui pedali, ma piuttosto con le malefatte o episodi di colore. La proiezione del film del Tour 2015 ha concluso la festa. Oggi serata conclusiva con premiazioni del Tour de Pans. Com'è andata questa edizione, Enrico? Ma direi bene, il numero è stato minore degli anni scorsi, ma il divertimento è stato quasi superiore, per cui il nucleo storico è rimasto, c'è stata gente nuova che ha partecipato e l'obiettivo è stato raggiunto. Ci siamo divertiti, abbiamo pedalato, abbiamo buttato giù un po' di chili. Sottoscritto non ne aveva bisogno, ma molti qua nella manifestazione sono stati contenti di aver buttato giù qualche pancetta in più, diciamo. E dopo le tappe sono state impegnative alcune totalmente di divertimento, tipo la gara dei dadi, la gara delle lucciole a Ponale, che come si sa è un piccolo carnevale sulla bicicletta di notte che si affronta sulle rampe di Pregasina. E dopo, senz'altro, ci sono state le tappe dure, la Cima Coppi che quest'anno era posta a Malgagrassi e il Lago di Tenno che oramai è diventata una classica. E poi ci sono state una cronometro molto lieve di 1 chilometro che si chiamava Pancia Terra, quindi una roba un po' per tutti, diciamo. Dopo chiaramente i personaggi in lista c'erano i più bravi e i meno bravi e noi abbiamo cercato di penalizzare i più bravi. Vogliamo dire per chi non lo sapesse cosa significa Tour de France, che cos'è? Tutto è nato nel 2000. Nel 2000 un gruppo di amici che si sono sfidati, classico bar, sulla prima gara che era il Lago di Tenno. Il Lago di Tenno è partito tutto da lì, dopo abbiamo creato nuove tappe, un totale mi sembra di 7 tappe, tra cui la San Giovanni che è micidiale con le sue rampe, le Marocche, insomma cercato di andare nei posti più belli della zona, sempre sfidandoci, ma voglio dire, non siamo, nessuno di noi era atleta, diciamo. Abbiamo cercato di coinvolgere più gente possibile, sempre nell'ambito della goliardia, perché chiaramente nell'agonismo sappiamo benissimo che in Busa c'è gente che sarebbe stata molto, ma molto più forte di noi. Noi abbiamo cercato di tenerla un po' come il Golia, come manifestazioni del genere, goliardiche, che c'erano in quegli anni lì, abbiamo cercato di trasportarlo sulla bicicletta, sulle due ruote. E poi è nato il nome Tour de France, a parafrasare un po' quello dei cugini d'Oltralpe del Tour de France, diciamo. Non è un'associazione sportiva, un gruppo di amici che cerca di allargare, diciamo, sempre di più il numero per poter rinfrescare un po' la manifestazione, ecco. Facciamo un po' di nomi di questa edizione, chi ha vinto, chi è stato premiato. Allora, quest'anno è stato premiato per la terza volta, è l'unico che ha vinto 3 Tour de France, il signor Mirko Marchi, ovvero Mago G. Questa sera è stato premiato e anche preso in giro, perché come tradizione del Tour de France, chi vince viene anche preso in giro. Si cerca di più premiare quasi l'ultimo, o insomma i meno bravi che è più bravo. Comunque lui è arrivato primo, secondo alle sue spalle, per il secondo anno consecutivo ha perso il Tour, denominato Ciuccia Rodelle, Alessio Pederzolli, che è anche il Willy Coyote di turno, perché quest'anno il tema del Tour de France 2015 era Willy o Bip Bip. E ha vinto il Bip Bip, che è Mirko Marchi. Willy Coyote, sfigato, scusate la parola, è appunto Alessio Pederzolli, ovvero Ciuccia Rodelle. Terzo posto
Tiziano Valduga, che aveva già vinto 4 anni fa un Tour de Pans. Mirko Marchi alias Mago G, come si fa a vincere il Tour de Pans per 3 volte consecutive? Per 3 volte consecutive è duro a dirlo. I primi anni, a dire la verità, mi impegnavo e partecipavo a tutte le tappe con costanza. Quest'ultimo anno, devo dichiararlo, ho avuto molta molta fortuna, perché sono andato pochissimo in bici, però le tappe di fortuna mi sono andate bene e quindi, avendo avuto costanza, sono riuscito a vincere il terzo Tour 2015.